Buongiorno, buongiorno. Allora, eccoci qui, è passata un'altra settimana. Sistemiamoci bene così vediamo pure quel faccione di Alice, eccolo là. Ma tanto a lei non gli interessa. Allora, oggi facciamo un'altra passeggiata al mare. Ma sì, perché è tempo di vacanze, qualcuno già sta in ferie. Anzi, piuttosto fatemelo sapere chi è che sta in ferie e dove, soprattutto nei commenti qui sotto. Facciamo un giretto in una cittadina vicino Roma, così chi è di passaggio la può visitare facilmente. C'è il mare, parliamo di Ladispoli, dove la sosta è molto ben tollerata anche nelle stradine della città stessa, anche perché prima c'erano varie aree di sosta, poi per qualche motivo il comune o la procura, adesso non mi ricordo, poi mi informerò meglio, le ha fatte chiudere, compresi i campeggi. Vabbè, vedremo magari se si può intervenire anche noi comuni mortali per far qualcosa. Comunque la sosta è permessa, certo non campeggiare nel parcheggio perché non è normale, non è giusto e non è civile, però si sosta, si parcheggia e si visita la città, si va al mare. Al mare troviamo un bel esempio di civiltà antica e romana, la Torre Flavia, dove più avanti, dopo che avete visitato Torre Flavia, che comunque è un po' pericolante, fate attenzione, si entra nella parte, in un'area naturale riservata che è la zona, l'ex zona paludosa di Ladispoli, proprio che dà il nome, prende il nome dalla torre stessa. Che cosa c'è? Questa è un'area naturale dove gli uccelli migratori lì si fermano, si riposano prima di continuare il viaggio quando cambia la stagione. Non ci si può inoltrare in tutti i sentieri perché ovviamente, essendo un'area riservata e naturale, insomma, si possono trovare anche dei nidi a terra, infatti poi ci sono anche i cartelli. Tempo fa c'erano anche i nidi delle tartarughe che poi hanno provveduto ad aprirsi e insieme ai vigili sono andati in mare, però poi si trovano anche altri nidi di altri uccelli, ma si trovano anche rane, insomma comunque è una bella passeggiata e cammina si arriva anche fino a Cerveteri, quasi laggiù in fondo. Fatemi sapere se siete andati, se vi è piaciuto. Alice vi sta salutando perché comunque lei ha da fare altro. E ci vediamo la prossima settimana, trovate il link di Ladispoli qui sotto, come sempre aspetto i vostri commenti e fatemi sapere se siete già in vacanza oppure no, io ancora no, quindi ancora sarò qui per qualche volta. Alla prossima, buona giornata, ciao a tutti.